Sono Astrid Finazzer, sono chef, mi occupo di cucina da tantissimi anni, anche se nella mia vita precedente, la mia grande passione era lo sci, che ho iniziato a sciare da piccolissima. Io mi ricordo ancora molto bene con mio padre, avevo solo 2 anni, forse neanche 2 anni, che mi ha portato a sciare. E mi è sempre piaciuta la neve. Vengo da una famiglia di sciatori, anche mio padre facevo lo sciatore, diciamo, agonistico, e mi ricordo ancora molto bene la prima gara che ho fatto proprio insieme a lui. Ho ancora una foto e dopo la gara un signore si è avvicinato a mio padre e mi ha detto che vorrebbero mettermi in un gruppo. Io non capivo bene che invece era un gruppo già preagonistico. E così sono rientrata, diciamo, nell'agonismo dello sci. Non capivo ai tempi tanto la difficoltà di capire i propri errori, però oggi che sono grande, effettivamente mi rendo conto quanto è importante riflettere sugli errori anche nel lavoro, diciamo, per migliorare sempre. Un'altra cosa che mi ha insegnato lo sci è cadere e doversi rialzare continuamente. Quindi anche se non arrivavi sul podio, il giorno dopo tu dovevi credere in te stesso e andare avanti e puntare sempre in alto e non rimanere male se la gara non andava bene come te lo immaginavi. Una terza cosa, anche questo infatti mi ricordo tanto, cioè io mi ricordo tanto e lo applico ancora nella mia vita, che mentre altre squadre ai tempi in Alto Adige si allenavano su piste bellissime, battute, il mio maestro allenava la nostra squadra su piste non battute e noi dovevamo battere la pista a mano con i nostri piedi, a contatto diretto con la superficie. E che poteva essere ghiacciata o neve fresca e noi non capivamo e alla fine ci toccava scendere una sola volta per fare uno slalom. Tutti questi sforzi oggi li applico alla cucina. Delle volte sono stanca perché mi rendo conto che cucinare tutti i giorni professionalmente non è cucinare come a casa. Richiede tanta concentrazione da una parte, quindi tanto lavoro mentale. Tanto focus su quello che stai facendo e quello che farei, quindi devi un po' prevedere un po' tutti i rischi, tutti i tempi, un po' come i pali che devi prevedere nel momento che fai il primo palo, devi prevedere già quale sarà il tuo prossimo o il decimo che ti aspetta per raddrizzare, diciamo, il peso e il bilanciamento del corpo.